Sì, buongiorno, benvenuti in live. Oggi siamo qui su GTA 5, su Los Santos Life Italia. Eccoci qua. Sono la macchina comprata ieri. La D-Class Tornado. Oggi andiamo sul Mojito e poi apriamo. Una macchina molto lenta questa che consuma un sacco di benzina. Cazzo! Vabbè, Orlando non ci ha risposto. Aiuto. Mojito in aperto. Mi sa che lascerò gialla sta macchina. Perché ci sta. Pronto? Ehi là, Ciao. buonasera, ciao, Buonasera. come Ciao. va? Tutto bene? Sono su al Mojito, ora capro. Sì, ho visto l'annuncio.
Tutto tranquillo? Sono ancora in autostrada, sono ancora arrivata, ma la luce l'anticipo così la gente lo vede e viene su. Sono qua a No. benzinaia di Pareto. Io sono qua al tequila là, appena arrivato, Ma con la stante della Orlando, là è con... vuoto, cioè è chiuso, No, c'è Anthony, c'è eh. Orlando, Vieni tutti c'è... qui al Mojito, dai. Mojito? Sì, Ma vieni c'è anche tutti una su. Mi ragazza, non so chi sia, stanno come... chiamando sotto, come un 306 shop. 7607, boh, È vabbè. Orlando? Vabbè, ti richiamo più tardi che si deve parlare. Vieni sul Mojito, dai. Ciao. Arriviamo. Sì, un attimo vado a cambiarmi, va. Giacca più gonna bianca nera. Vai, è un blatto rosso lungo tipo cappotto grigio con camicia azzurra. Questa. Questa è la sposa. Completo rosso lungo, no, mi metto questo qua, completo azzurro con borsetta. Questo mi metto, indossa. Neon. Sai che prendo la De Classe Tornado, va. Comprata ieri, usiamola un po'. Ho un po' di roba qua dentro da sistemare. Ho 15 minchia, 15 birre. Devo dare la Scarlett. Ma al magazzino c'ho 491 pezzi di carne. Quelli erano. I pesci ce ne ho 718. Allora, devo cucinare un po' di roba. La carne ce l'ho e il pesce pure. Iniziamo direi con quel pesce. Giove per vedere se ci può portare sul materiale. Ieri sera che andava anche in ritardo, non l'aveva portato su. Ciao. Buongiorno, Buongiorno, come va? tutto bene, tutto bene.
Sì, bene, bene. Se vuoi ci sono per le consegne, più quella di ieri sera in più, ok? Sì, mo Perfetto. faccio qua, prendo del frumento, lo metto in magazzino, mi carico tipo Va così. buono, va a posto, io sono qua su. In caso telefonami quando vai, parti da giù per venire su, così magari mi faccio trovare qua, ecco, perché sono lì Va tu, bene. magari con i tablet, cioè sono lì tu, arrivo 5 minuti di ritardo. Va bene, Va ci sentiamo. bene, a posto, ciao ciao. Ciao, ciao. Perfetto. E aspettiamo che arrivino clienti. Io ho aperto il Mojito e si spera arrivino persone. Vediamo un po' annuncio commerciale. Apriamo di nuovo. Questo è un altro annuncio. Comunque, buongiorno a tutti di nuovo, se c'è qualcuno in live, buongiorno a tutti. Sì, adesso faccio infatti la roba tua, infatti lo stavo per fare, però dopo la mia, faccio prima tutta la mia, poi faccio tutta la tua. Buongiorno Craia comunque. No, aspetta che devo togliere via l'evento su Lifebook. Ok, perfetto, lì ecco, mi sono bussato alla porta. Bene, devo eliminare l'evento di ieri. Perfetto. Elimina. Perfetto. Tac, tac. Sì, oggi puoi ordinare altra roba, puoi ordinare. Qui c'è un sacco di alghe qua, vedo. Se vuoi, gli devo dare. Devo scrivermelo su Lifebook, di dare la roba a Giove per farti le alghe e la frutta. Devi scrivermelo su Lifebook. In RP. Ciao Totò. Lo scrivavo Valeria. Ah, già è vero, sei in farmacia tu oggi. Delle alghe e della frutta. Li passo a Giove per fartele preparare da Gennaro. In giornata. Ah, sei senza audio e niente. Rip, Totò. Non sente neanche. No, non so scrivere la pagina dell'agenzia. Oddio, no. Ma com'è possibile? E allora devo cercare la Valeria giusta. Eccola qua. Ciao. Aspetta, cancello questa. Aspetta, aspetta un attimo. Non posso cancellarla. Vabbè.
Vabbè, mandiamo di questo. Tac e niente. Fail. Solo così va. Tac, 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 tac. E tac, così non dovrei più vederti, teoricamente. No, tornano. Fanculo allora. Ciao, Totò, a dopo. Ho scelto Pito. Pito non c'è. Pronto? Oh, sto arrivando, dimmi, c'è Perfetto, ancora c'era che tanto abbiamo pezzo. vinto. Arrivo. Perfetto, ciao ciao. Viene sui 7K il carico di tutto sommato, io non me l'ha portato. Sì, aspetta, ma lui deve già portarti qualcosa o no? Vediamo se arriva qualcuno, così. Ecco, arriva qualcuno. Penso sia proprio Giove, penso.
Boh. Non è già, eh. Pronto? Elisa, allora ci sono tre clienti qua che stanno aspettando. Hai Ma detto sono che parli. fuori, che entrino. Ma noi siamo dentro. Ma no, sono Ah, ma fuori i sei clienti. lì? Sì, ah, ok, va bene, va bene. Non è. Vabbè. Un po', ciao, ciao. Buonasera. Buonasera. Buongiorno. Tutto bene? Ciao. Abbastanza, dai. Ero qui dentro, in cucina ero. Parlando. Un menù come Un per menù come? piacere. Un menù come, sì. Un menù come è il menù che mi piace, sono due belle fettine di carne come. E così. Ci prendiamo il menù e. Perfetto, grazie figliola. Niente, grazie a te. Carmine, tu vuoi qualcosa? Sì, allora, 10 fettine di carne. 10? Sì, l'officina c'ha Ah, fame. Quant'è il totale qua da cazzo. prelevare? 10 fettine di carne sono 1500 non, Fai 10 ragazze. più 2, dai, paga anche le vie a questo punto, no? Va bene. Quant'è il 10, perché totale? altrimenti lì sei costretto a offrirmi almeno via. Non credo funzioni così, però va bene. Sì, sono 1800 in totale. Ok, arrivo subito. Salve, mi dica pure lei. Salve, Oddio. nessuno qui. Allora, una fettina di carne Sì. Ok, e una coca. perfetto. È una coca. Ecco qua. Ecco qui. Sono Quant'è? 150 dollari, grazie. Un po' di pancia, dai. Oh, Posso grazie sentirmi? mille. Certo, può accomodarsi dove Grazie. Iniziano ad arrivare i clienti. Dimmi tu siano i tuoi. Cosa? Ciao Danny. Non è nulla addosso, altrimenti lo faccio partire. Ciao! Ciao. Prego, fatemi Ciao! pagare Carmine. Prego, paga Sì. pure, ti do i soldi, ti do la roba. Allora, sì, sono 10 per me e 2 per la mummia ambulante. Esatto. Ok, mi hai detto 1.800? 1.800, sì, grazie. Grazie Ecco qua. mille. Ma la mummia dov'è? Non lo so, mi sa che era fuori. Vabbè. Tornato adesso mi Io sono fatto un intanto pulisco un giretto con la motocross e tanta roba. Con la po'. montagna, Bene, bene. minchia, sale dappertutto. E era la moto quella di Jack, gli ho detto dai, dammela, dai, dai, dopo, a fuori di rompergli le palle me l'ha data. Bene, bene. Mamma mia, quella sale dappertutto. Immagino. Ecco il mio fornitore. È arrivato. Ah, sono arrivati i rifornimenti. Eh sì. Ok, dammi mangio qualcosina. Sì, accomodati pure. Buongiorno. Buongiorno, Vieni pure. buongiorno. Buonasera. Grazie. Ah, Elisa, una cosa al volo, dov'è il bagno per È che la porta piacere? di legno lì. Ok.
Dove ci sono i cabinati? Esatto, lì. A posto. Ieri sera non ti ho visto al Pearl, Giove, sei venuto? Mi sei passato ieri sera al Pearl? No, ho fatto tardi fuori città, poi volevo venire con Rachel, ma poi mi ha detto Rachel che, non ho, che pure lei c'ha problemi fuori città, quindi non È so più stato veramente un passato. pienone, c'è stato ieri, sì, è stato Ma meno una... buono, sono contento. Aspetta, Visto guarda, che ti ti devo serviva dare una la macchina cosa, ti devo NASA, dare. mi devi dare la roba per... Sì, te la porto domani, vabbè, immagino che oggi 500 pezzi te ne sto portando, non lo so, Allora, poi... qui sono quelli per... No, sono per Valeria, sono questi. Che Ah, ok, sono quelli per Valeria, va bene, va, se becco Gennaro... deve A fare parte Gennaro. che mi sa che ce li ho qualcosa già fatto del Eh sì, Gennaro lo di so, infatti anche Halloween, l'olivo quindi... che si potevi portarci di su quelli là di Valeria che Eh sì, aspettano. portiamo tutto piano piano. Mummia! Aggiungi un bistecchino veloce. Mummia! Mummia ora! Mummia! Mummia! Ma che cazzo? Mummia ambulante! Mummia! Mummia! Scusa, stai chiamando me, Bubbia? Mummia, ciao! Ciao, mummia! Senti, io Ah, oggi devo Orlando! fare i documenti legali per decidere chi è effettivamente mio figlio. Mi sa che tu proprio, cara Elisa, Orlando, hai mi sa che... sforato ogni limite. Vado a Orlando, cagare nel tuo cesso, non tiro ascoltami, è neanche l'acqua. occupato, è occupato! Non mi È fare... occupato! Ecco qua. A Riparto, posto, ci vediamo però. vediamo. Orlando! Figliuolo, vattene, ma fammi cagare in pace! Ma di sempre! Non tiro l'acqua Io perché non ci datele conosce, non si anche merita. Però Orlando! ce lo meriterebbe. Orlando! Orlando! Meglio per me. No, sì, si fa così. Orlando! Smettete di bussare, porca Orlando! puttana! Mi Orlando! sta lavando le mani! Quando sti lavi? Tu sei dato sia alghe che frutta, Daria. Orlando! Vabbè, dato che mi vuoi far uscire, allora io esco e ti provo. La faccio qui. Ma che cazzo? Tu lo picchio io. Mamma che schifo. Stai fermo! Ma che cazzo fate? Che cazzo fate? Se chi volete spaccare l'auto non ci sono meccanici. Pulisci! Pulisci! Pulisco il cazzo! Pulisci! Mi vado a pulire il cazzo del coso del lavandino che stinca che è il tuo! Aspettati, Il tuo è pulisci! tutto pisciato! Dai, corri, corri! Vai, cavallino! Dai, fammi vedere chi è la Bubbia! Fammi vedere chi è la Bubbia! Figliuola ingrata! Corri, corri, dai! Brava, brava! Turbo! Dai, bravo, ce la stai facendo! Quasi, mi fermo e hop! No, in realtà riparo!
Però... Madonna, c'è stato un pelo, ho fatto un pelo alla morte. Cazzo, sono andato Orlando. Giuro che chiamo Tyra, ok? E la faccio tornare per farti sparare, ok? Fai quel cazzo che ti pare, bubbia, vaffanculo. Ma... Guarda qua, ricordo, mi ha 85 e 79. Mamma mia, Orlando, sta anche per perdermi sotto momenti. Orlando? Sì. Vieni a pulire. Stava per perdermi sotto poi, Orlando, lo sai? L'ho visto. Ma lei lo sa del di stasera? No. Potrei non volergli dire. Però gliela devo dire, quindi lo chiamo. È una cosa, digli che se viene qua e pulisce, lo informiamo di qualcosa, sì, di molto importante, se non, se altrimenti rimane senza. Ma può darsi di sì, vedrai, sicuramente prenderemo qualcosa. Orlando? Mio carissimo, carissimo Orlando. Cosa vuoi? Se viene muito io ne pulisci, ti devo dire una notizia a dir poco fantastica e specialissima. No, non mi interessa, grazie. Se, allora, se non viene molto in a pulire, poi ti perdi questa notizia e poi stasera rimane da solo la città, te lo dico. Se mi dici qual è la notizia, magari no, ci rifletto. Vieni qui, pulisci, poi ti dico questa notizia fantastica. Io non, pulisco assolutamente niente. Mi hai chiamato Bubbia. Prima mi chiedi scusa, pulisci il piscio che la Bubbia eventualmente tu ha lasciato qui, in giro. Adesso tu vieni qui, adesso pulisci e poi ti dico questa notizia fantastica e speciale. Ma io sto giù. Mi hai messo giù, chiamalo tu. Quindi non vuole? No, non vuole venire, chiamalo tu. Ok. Orlando? Sì. Vieni qui. No. Perché? Perché mi ha chiamato Bubbia. Io sono stufo di farmi prendere in giro dai miei figli. Io vi ho adottato per amore, perché vi volevo bene. Più tempo passa, più mi trattate come un vecchio stupido che non noi capisce diamo, niente. Noi ti diamo i nomignoli perché ti vogliamo bene. Il nomignolo. Sì. Aspetta, il nomignolo è una cosa che usiamo solo noi. Vuol dire che per noi sei diverso dagli altri. Eh sì, però se non fosse che dopo anche le altre persone in città usano quei nomignoli per prendermi in giro. Se iniziano a usarle loro, noi ne cambiamo per renderli ancora di nuovo unici come dovrebbe essere. Dopo ci sono 8 miliardi di nomignoli per prendere in giro Orlando Cecchetti. Sei un genio, no, figliuolo, sono grazie. Semplicemente i nomi che i tuoi figli che ti vogliono bene ti danno per chiamarti in una maniera unica. Beh, vabbè, allora facciamo che da ora in poi, dato che devo stilare i documenti che come dici tu non contano un cacio, farò molta attenzione nel decidere chi adottare ufficialmente o non adottare ufficialmente. Ah sì? Sì, penso proprio andrà così, dato che sono la Bubbia per voi.
Lavo, io non penso che nessuno vuole avere una mummia come papà, giusto? Nessuno ha mai detto questo, anzi stiamo dicendo il contrario. Carmine. Se vieni qui possiamo rifletterci e parlarne. Avete pulito il piso? Cosa? Io ti ho detto, se tu Ma vieni fai qui quando è finito? possiamo riflettere su tutto quanto e parlarne. Certo, no, va bene, allora aspetta un attimo che si secca il piso perché a me non mi piace quell'odore aspro che ha la pipì. Quando non c'è più. Quindi di muoversi e non rompesse le palle. Rimarrà finché non viene pulito. Noi tra poco dobbiamo andarcene da No, vabbè. qui. Allora Quindi io vengo e sto lì fuori che non mi piace l'odore acre del piso, vieni e tra tu, poco. vieni e vieni dentro, Ah, altrimenti ma noi tra dobbiamo l'altro state andare via. aprendo il locale col piso dentro, scusa, non mi sembra. Allora dai, veloce, vieni. Arrivo, va bene, tipo. Pronto? Bravo. Eli, Sì, dimmi. sei tu al monitor? Certo, dimmi. Ok, passo un attimo, prendo qualcosa da mangiare. Va bene, ok. Ok, Ti aspetto qui, a tra ciao. poco. Ciao ciao. Devo andare a mangiare qualcosa per rilassarmi, arrivo subito. Tanto lì è pulito, adesso ho visto. È già passata dalle pulizie a pulire. Ho pulito Orlando. Devo chiamare dalla pulizia a pulire o chiamo pulisce Orlando? È indifferente secondo me. Pulisce Orlando. Ok. Però lui si sta già sistemando un po' da solo, quindi è fortunato, dai. Ah sì, fargli dare una passata con il mocio piombo d'acqua. Maria, quell'altro Teoricamente. Cosa? Non ti Ma sento. aspetta. Ok, avvicinati un po'. Vieni pure. Meglio. Sì. Ok, no, ti volevo chiedere. Ma quindi alla fine stasera devo venire in divisa o No, no, è un vestito elegante e fa la sicurezza elegante. no? Ok, va bene. Niente, questo qua devo chiedere apposta. Ciao ciao.
Perfetto, e sempre se si fa tutto però, perché questo qua dietro con l'esame medico ha degli errori di merda. Ma dov'è Orlando? Dovrebbe essere da qui a poco. Ma dove sei? Dove Pronto? sei? Bene, Sono quasi arrivato, sto arrivando. ciao. Ciao. Dov'è? Ok, Arriva, arriva, ha detto. comunque sì, dopo che parliamo con lui io devo andare. È tardi. Cosa? Come Devo andare a dormire? dormire? Sì. A quest'ora? Vabbè. Sì. Vedi? Eccolo qua. Quindi cosa facciamo? Gli faccio passare un po' col morcio e poi. Eccolo, fallo pulire, fallo pulire. Ok, Orlando, allora. Sì. Per quella cosa che ti dovevano dire, vieni un attimo. Sì, vengo. Ti preoccupare, vieni, 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 vieni. Scusa un attimo, Anthony, che devo vedere un attimo una cosa. Ecco, lì dietro la porta, vedi che c'è quel. Come dicevano a Chicago, cos'è il mocio piombo d'acqua. Prendi e Bravi, pulisci. potete Pulisci. prenderlo e iniziare a No, no, pulire pulisci per tu, terra Orlando. il casino che avete combinato dopo avermi Orlando. chiamato Bubia. Non avete capito un cazzo, ciao! Se esci è niente, è vero. Pulisci, Orlando. E Ora già aprimi chiudo. la porta, cazzo! Oh! Togli quel macete, Io non subito. tolgo un cazzo, prendimi la Togli questo porta! macete! Togli sto macete! No, ti sto dicendo di aprire la porta, Togli ora! questo macete subito! Metti via il macete. No! Togli sto Togli macete. il apri la cazzo di porta, lì se non mi fa macete. Togli il perdere tempo che se mi macete. cazzo inizio a tagliare tutto qua. Togli il macete. Orlando! No. Mamma mia. E Apri! Non mi no. sto a far prendere in giro Fermo, da voi. Orlando, ascoltami. Apri la porta. Tu sei un pazzo, io. Non sono Tu pazzo. sei un Siete voi pazzo, che siete dei Orlando. figli Tu sei rispettosi. pazzo, Pa Orlando, tu sei certo. pazzo. Tu sei pazzo, non ti farò Pazzo, mai più una vedere in questo bubbia posto. e tante cose Non ti altro, non farei è mai più così. vedere in questo A posto, te non Orlando. farmi più sentire, figlia ingrata. Mi fai venire fin qua per dirmi pulisci. Che cazzo è successo? Non ti Atroce. far mai più vedere in questo posto, ok? E che cazzo si viene più sentire? Impazzito, è impazzito. Fan salti noi. È impazzito, No, Orlando. vabbè. Orlando è impazzito, Oh Orlando. cazzo, è incredibile. Orlando è impazzito. Anthony. Lì, ma che cazzo mi segui? Che Io ti seguo. cazzo ne so? Eh? Ma che cazzo ne so io? Vabbè. E sono una piada magna. Sì. È Ciao. l'unico posto dove si può prendere la magna, che cazzo Ciao. ne so io. Ciao. E vuoi qualcosa? Fammi una pia i soldi, sì. Sì. Neppure. Ovvio. Carne. Quanto? 5-6 pezzi. Quanto Ok. costano? Sono 150 dollari l'uno. E con le bibite omaggio oggi. Io Ogni ne ho porzione. 1000, fai tu. Con 1000 dollari prendi 6 pezzi.
6 pezzi. Perfetto. E ora? Sono $900. Grazie. Avevo subito È con le buona la bibite. carne qui. Avevo subito con le bibite. Ah, aspetta, cosa vuoi come bibita? Limonata, aranciata, Coca-Cola, tè? Coca-Cola. Ok, perfetto. Coca-Cola, eccola qua. Grazie mille. Ok. Come va? Grazie a te. Bene. Tu? Tutto bene. Ottimo. Ottimo, ottimo. Perfetto. Quello stronzo col caschetto è andato via. Sì, per fortuna, avevamo un machete in Bene mano, così. voleva Che coltellarci. cos'è che voleva fare? Diciamo, voleva fare un casino col suo machete. Ma arrestarle certe persone, no? È un pazzo, è un vecchio, ormai sarà la demenza senile. E quindi può fare quel cazzo che vuole? No. Sì, ma non parlare tuo padre così, Lisa. Non è mio padre. Non ho nessun documento che attesti che quello lì fa parte della mia Niente. famiglia. Mio padre sta a New York insieme a mia madre. Orlando è un Miami. padre acquisito che è nato tutto tramite una storia qui a Los Santos con Willy, Vabbè, Scarlett, io eccetera, eccetera. faccio la consegna e basta, mi sto zitto. Voi Esatto. siete fuori di testa, ragazzi. Ah, saluto Grazie. a posto. Voi non serve niente? A me, una vita nuova? Con 200.000 dollari? Che casino sto facendo con questo glutammato, mamma mia. Ma che è successo, Elena? Sì, Selena, certo. Ma che è successo? Ogni mattina che viene qui sembra sempre un po' incazzata, un po' Ma che nervosa. cazzo, beh, sì, è un po' incazzata. Gli passerà. Vabbè. Proprio, come l'hai chiamata prima? Ellie. Sì, nomignolo. Ah, va bene. 10 fettine di carne, per Sì, favore. subito. Aspetta, perché. Aspetta. Aspetta, ma. Dove? Ma mi ha parlato su 70. Vabbè, questa è una bella Valeria. 10 fettine di carne, hai detto? 10 hai detto? Sì, grazie. Che bibite vuoi? Un omaggio? Aranciata. Ok. Sales Flame 01, ragionando però vabbè. Diciamo che Orlando non è che abbia tanta ragione. Ecco qua, 10 aranciate. Grazie. Ma scusi, di qualità bassa è per Valeria, giusto? Sì, so i che già ce l'avevo pronti, 100 di Perfetto, ribasso. perfetto. A posto. A posto allora. Grazie, Eli. Ci Ci vediamo stasera. vediamo. Stasera a che ora è? Guarda, se lui c'è. Eh Come se lui c'è? sì, perché lui ha di orari un po' di merda qua in città, quindi vieni, avviciniamoci un attimo, parliamoli male davanti a lui. In Ok. pratica, dato che ha degli orari di merda fuori città, tipo ritornerà verso mezzanotte, mezzanotte e mezza, si spera. Altrimenti potrebbe arrivare anche alle 2, quindi se non arriva dopo le 1, se non arriva entro l'1 si rimanda tutto. Ah, vabbè, allora a posto. Quindi io spero che Ah, vabbè, io fino arrivi lì. per mezzanotte e mezza massimo, se no si rischia che si rimanda tutto. No, ma sai che in Ciao, realtà, Karelia, vabbè, più sì. tardi. Cioè, Grazie per boh, essere per stata me è qui. pure meglio. Eh? Cioè, per me è pure meglio. Cosa? Più È che, cioè, lo fate più tardi. tardi in che senso? Cioè, se non lo fate presto. Ah no, facciamo verso mezzanotte, mezzanotte Boh, per me va pure bene, anzi. e mezza. Io anzi pensavo che voleste farlo prima.
No, no, di mezzanotte, mezzanotte e mezza, perché lui torna verso quell'ora, si spera, No, altrimenti... per me va più che bene, dai, ci Danny? sto. Altrimenti si spera che torni presto. Danny? Sta dormendo? Oh! Oh! Cosa? Ma che tu fai? Che Penso che era vuoi. c'è? Sulla la testa. Suona piano. Comunque, stasera hai detto Anthony, si spera che per le mezzanotte e mezza arrivi Danny. Sì. Vabbè, io raga, ho detto che ci sto stasera. Altrimenti si rimanda tra 2 settimane. Cosa? Altrimenti si rimanda tra 2 settimane. Ah, vabbè, boh, fatemi sapere, io ormai, io il vestito mo so comprato. Eh sì, ma massimo lui tra 2 settimane. Va bene, va bene. Vabbè. Vabbè, vado ora a mangiare. Ciao, ci vediamo. Ciao ragazzi. Ciao ciao. Ma io spero per te che arriverai in orario decente. Adesso devo capire. Anch'io spero per me. Orlando, che cazzo gli hai preso oggi? Non è sempre stato così tutta oggi. Sì, ma con questo vaccinetto non l'ho mai visto. E l'ho tirato fuori anche all'ospedale. L'ho rimesso via però. E comunque no, io adesso prendo e vado a dormire sul serio che sto morendo di nulla, quindi. A dopo. Vabbè, vai a dormire allora. Però, Danny, Per stasera... stasera. Stasera io non posso decidere. Io faccio il possibile, ma più di quello che. Nelle mie possibilità non posso darti nessuna conferma. Il resto lo sai. Vabbè. E per quei tuoi testimoni, se ne sei messo d'accordo di come fare? Di come no, di come incontrarvi, come arrivare tutti, cioè, come arrivi tu, come arrivi loro. No, no, penso che loro arrivino Ciao Maku. tranquillamente con voi, poi arrivo io. Vabbè. Poi l'altro non c'è più, risponde. Va bene. Vabbè, ci Dai. vediamo. Ciao, Ciao, buona buona giornata, giornata. non lo so, serata. Orlando è impazzito, ragazzi, oggi ha superato ogni limite con Elisa. Ma è vero che è stato bellissimo la serata al per, cioè con tutto il servizio al tavolo, le ordinazioni? Ieri eravamo molto più organizzati, diciamo, perché eravamo anche molto di più della scorsa volta. La scorsa volta io e basta, io e Tyra, e quindi poco niente.
allora mettiamo dentro, dentro e dentro. Oggi sto lavorando un sacco. Tutto il lavoro arretrato di ieri, ciao. Franz del Mara Quadretti, buongiornissimo, ciao. Manca 50 pesci che devo portare da casa. 100 carne e 50 di pesce. Intanto vuoi cucinare e fai tutta la carne, ok. Ora mi ha portato 100 di glutammato di ieri. Lo cucinerò dopo. Buongiornissimo, benvenuto. Orlando oggi ha superato ogni limite. Elisa è infuriata, Elisa. Risposta 1, mi è piaciuto tanto. Mi è piaciuto, ma si poteva fare di meglio. Non mi è piaciuto per niente. Mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto, ma si poteva fare di meglio. Non mi è piaciuto per niente. Ah, ma non posso, vabbè. Condividi. Like e via. Oh, mamma che casino, oggi Orlando l'ha combinata di tutti i colori, io sono veramente infuriato in arrapine mia Lisa. Uberata di lavoro, poi Elisa ieri non ha lavorato tanto al Pearl, ieri sera è stato bellissimo, ho perso un sacco di gente.
Ma vabbè. Ciao Swanky, benvenuto in live. Com'è, tutto bene? Tutto ok. Che caldo che fa oggi, ragazzi. Ciao, puzza di naso, benvenuto in live. Comunque sono fermo alle 19 entrambi, anche acqua, e se non vendo non posso produrre tutti i veicoli, non posso produrre tutti i veicoli pieni. Ho 126 pesci, 200 di alghe, e scusa, vero, nessuno compra neanche i grossisti, che tra l'altro Gennaro prima mi fa l'ordine di 100 alghe e poi non le vuole, ma... E niente. Un po' brutta come cosa questa, però, eh. Diglielo a Gennaro, chiamalo in RP, scrivi un messaggio e diglielo, però, che non è giusta sta cosa. Oh, grazie mille, Location Game, per il ride. Grazie mille, benvenuti tutti. Lastking 23, grazie per il follow. Grazie, Location Game, come va? Tutto bene? Erzo, come va? Tutto bene? Resking, ciao. Argablesho. Buonasera, buonasera. Va bene, Erzo, buon pranzo, grazie per essere passato, grazie mille per il ride. Grazie mille. L'economia fa sempre cagare. Guarda, l'economia fa sempre schifo anche per me. Fettina di carne, va, 37 invece che 78, va. Schifo. L'economia fa sempre schifo, ragazzi, ricordatelo. L'economia fa schifo pure qua da me, guarda. Ho passato giorni a aspettare che l'economia salisse e non è salita mai, guarda. Quindi ti dico, non fa schifo solo per te. Ho passato giorni, cioè ho passato un giorno intero ad aspettare sempre che salisse l'economia e non è salita.
Quale attività? Attività comprata in RP, ovvero una mappa che è comprata in giro, o titolare di un business? Perché se sei titolare di un business non puoi, ma se ti compri una mappa in giro, tipo Pearl, oppure tipo o un locale così in giro, lì sì, puoi fare, continuare a fare il tuo lavoro, certo. No, se fai solo del burger non puoi fare il pescatore o contadino. Fai solamente il titolare del burger. Sarebbe stato figo delle spese, certo. Quando sei indipendente anche, sei solamente dipendente. Quando lavori per un business, sei solo lavoratore del business. Ieri Franz del Mara, cosa ti... Ieri sera abbiamo aperto il Pearl io, ieri sera ho aperto il Pearl in RP. Oddio, aiuto. Ho aperto il Pearl ieri sera e è venuto un sacco di gente, è venuta. Devo rilassarmi. Oggi giornata al Pearl, cioè oggi giornata solo al Mojito, oggi si lavora. Bisogna fare richiesta la prima volta in Italia per Hype, perché ci sono locali come il Pearl che non vengono sfruttati. Guarda, io l'ho sfruttato, ti dico, io l'ho comprato, questo wipe l'ho comprato, io l'ho usato ieri. Ieri ho fatto la serata, purtroppo io avendo, essendo stato in passato, ero socio con Janas in RP, ero socio con un'altra persona, bisognava sempre mettersi d'accordo e mettersi d'accordo quel giorno lì, quel giorno là. Era un po' complicato. Ora che sono come io da solo, ho deciso domani sera per Pearl, punto. Domani sera io so che ci sono, chiamo Scarlett, che so che Capuzziello, sì, c'ho la voce modificata, grazie per il follow. Lo so. No, i blip non li hanno messi perché non sono business ufficiali, sono delle espansioni di alcuni tipi di locale, sono delle espansioni, sono. Tipo puoi comprarti, io mi sono comprato il Pearl per esempio e lo uso come seconda sede, diciamo. Lo uso come secondo... Faccio donna, l'ho già spiegato una volta in live, ragazzi, Allora, quando ho iniziato a giocare io roleplay, GTA roleplay, non c'erano persone femmine che giocavano, ok? Non c'è più locale in piazza centrale, è stato tolto, se entrambi sono stati tolti quelli in piazza centrale. Comunque, io allora vi spiego più velocemente, faccio proprio riassunto riassunto. Perché io faccio la donna in RP? Perché quando ho iniziato a giocare roleplay, GTA roleplay, ce n'erano poche, ok? E allora ho detto, perché ce ne sono poche donne? Che noioso, tutti i maschi, cioè non si ha anche non si vedono neanche femmine. E ho detto, proviamo a fare il roleplay da donna, mai fatto in vita mia. Ho detto, proviamo, c'erano tante persone che lo fanno, ho conosciuto 4-5 persone in tutta la mia, diciamo, carriera da RP, in tutta la mia, diciamo, giocata di RP. E 4-5 persone che fanno le donne, c'è Selena anche che fa la donna in RP. E comunque ho detto, perché non farla? Tanto c'è. Mi
Non ce ne sono, ho detto proviamo. Allora ho iniziato, mi è stato piacere perché diciamo si era formato un bel RP che mi piaceva già dal primo wipe e ho continuato a farlo fino adesso e poi bisognerà vedere in futuro se mi fermerò a fare il maschio oppure no, bisogna vedere sempre da cosa mi va no, ogni wipe. Ciao. Oi, bionda, dimmi. Senti, Sto tu torni su per portare il arrivando, resto? sto Ok, arrivando. perfetto. Quindi fai tutto, giusto? Sì, Porti sì, sì. su tutto, ok, Quanto mi perfetto. manca per... Per me? sì, i tuoi. I miei? Me ne mancano altri 250, penso. Sì, mi è parlato prima i 200 che erano di ieri, ne sono rimasti 50 di oggi dentro, altri 250 mancano. Ok, quindi 250, sì, mi riprovo. Esatto, Io ne sto perfetto. portando 180 e ne ho rimasti 70, Oh, ok. ok, perfetto. A A posto. posto, ciao ciao. Allora sì, mi piace, no, non è che sia una cosa obbligata, mi piace perché c'è probabile. Vuoi provare anche tu, Marco, a farlo? Questa macchina qua, l'ho comprata ieri all'asta, c'è stata l'asta delle sportive classiche ieri, l'ho comprata a 90.000, cioè è stato un affarone. Raga, un affarone, 90K, una macchina unica. Quando mai ti capita? Infatti ho detto subito, tac, alzate le mani, 90.000! Nessuno poi ha più offerto dopo i 90.000 e un affarone ho fatto. Allora, io do 100 di glutammato e 200, quindi faccio pesce, caccia, tutta la carne, ha detto Valeria. Cucino pure la sua, ha detto così faccio un po' l'esperienza anche. Quell'auto lì devi. Le compratele all'asta le auto belle. Io, avendo le disponibilità economiche, ce la faccio, l'ho fatta. Però ho passato due wipe a guardare le aste delle auto super e non comprare niente, ragazzi. Due wipe di seguito che guardavo e dicevo: che bella, peccato che non posso comprarla. E quindi non compravo nessuna macchina perché non me le potevo permettere. Perché NRP era un poliziotto. Ora ho deciso di fare il titolare del business, questo wipe qua, anzi, è successo tutto per caso, è successo. Ho fatto il titolare del business e ora sono pieno di soldi. Poggius, sì. Poggio, sì, mi sposo di nuovo questo wipe qua. Dopo 5 wipe che non lo facevo, lo rifaccio. Già, ci sono ricaduto nella trappola. No, il mio personaggio non è single da 2 mesi. Cioè, no, il mio personaggio non è single da 2 mesi. No, no, mi sposo con Danny Borelli, con il medico che era venuto qua. Tu il prossimo live lo punti da business? Basta iniziare con tanto lavoro, lavori tanto e dopo un mese fanno le aste e te lo compri. Franco si ricorda ancora il viaggio in barca, minchia che viaggio in lungo, mamma mia, siamo partiti da downtown 20 minuti, poi alla fine ci hanno tippato perché è venuto giù qualcuno a tipparci perché ce ne voleva troppo tempo. Perché Sara arrivava con l'aereo era già atterrata, e noi eravamo troppo in ritardo con quella barca e sono venuti lì, ci hanno tippati di vicino, Anthony mi ricordo ci ha tippati.
È stato veramente un evento fighissimo, proprio fatto alla perfezione. Veramente devo dirmi che mi è piaciuto un sacco perché l'hanno organizzato bene. La cerimonia, poi c'è stato il ricevimento da un'altra parte. È stato veramente molto bello, è stato. Secondo te quale può essere un lavoro buono per qualcuno nuovo alle meccaniche del gioco dell'RP? Allora, se vuoi fare un lavoro nuovo e buono, facile, ti conviene fare un lavoro tipo contadino pescatore che inizi a fare un po' così, poi magari ti appoggi lo tool per vendere, poi conosci i player e vendi i player. Perché per gli altri devi conoscere le meccaniche, tipo poliziotto è per fare appena arrivi nuovo, mai, non farlo mai. Né sceriffo né medico. Se vuoi puoi provare il meccanico o il pescatore. Devo prendere questo, madonna mia. Me ne sono accorto ora. Allora, avere l'asta ha aiutato molto. In che senso avere l'asta ha aiutato molto? Comunque, ma se cucini te, quelle di livello basso, come fa l'esperienza? Lei non farà esperienza. Io ho deciso che finché non. Che finché non. Finché non io non salgo a livello 3, non fa esperienza lei. Ciao Trabbi. Ma che devo. Ma se ti sposi allora Weppy non è una maledizione del server. Allora, secondo il server. Allora, secondo le tradizioni del server. Sì, il problema è, secondo la tradizione del server, sposarsi porta sfiga. O wipe di uno della coppia, cioè la morte, o se ne va via, o entrambi partono, o succede una catastrofe nel server, o muoiono entrambi. Sì, hai ragione, questa cosa qui è vero. Però si spera di stravolgere la tradizione, la maledizione. Si spera di non. Si spera che la maledizione non ci sia in questo caso, dai. Ciao Maku, ci si vede, buona giornata, grazie per essere passato. Allora, allora, lei compra e vende, io processo, così quindi lei vende i materiali, quindi ci guadagna, io processo, così ci guadagna a livello di esperienza, cioè. Siamo già messi d'accordo in RP tutto il fatto come farlo. Mamma mia, abbiamo finito. Uso due birre di Scarlett. Grazie Scarlett, mi avevi regalato due birre. Mamma mia, l'effetto dell'alcol. E un'altra. Oddio. Dipende sempre dallo spazio del magazzino. O di altri più. Sarebbe facile se ci fosse spazio limitato. Allora, 50 alghe, 50 di frutta, magari me le porterò con lei. C'è più nulla, 1400, facciamo, sistemiamo il magazzino. Allora, dentro di carne ce n'è 1480. 1480. E di pesce ne ho 1168. Oggi minchia, infognato nel mojito sono rimasto, mamma mia. Proprio roba tipo lavoro e basta. Ma quanto va la nonna, sono esattamente 28 e fame. Facciamo un altro annuncino. Un altro annuncio di oggi, commerciale.
8500 li ripetiamo. Ma io devo 4000. Io devo pagare a Valeria per la serata di distribuito la carne lì alla serata. Quindi lo devo mettere nelle cose da fare. Ma quello dove cazzo. Quello dove si è ficcato lì dietro? Ma? Ma avete visto anche voi quello che è entrato dentro il buco lì in mezzo? Tra le due case? Ciao Carelia. Non era nell'NPC, vedete che la macchina è rotta dietro così tipo. I miei NPC non rompono le macchine in questo modo. Elisa va a investigare. Ma. Ehi! Mamma mia! Ma che ci fai qua dietro? Ma che ci fai fare qui dietro? Mi hai fatto prendere. Abiti qui dietro tu? No, no, salgo sempre qua per fotografare il negozio vicino alla palestra. Ah. Che è disabitato ed entrano della gente. Quindi... Ma dove? Quale? Come? Quale negozio? Questo qua. Mi arrivano delle soffiate governative e dicono tieni d'occhio questo negozio qua. Quindi ogni tanto vengo a fare. Lo vedi quello di fronte? Ah, sì, quello di fronte a là. È disabitato, però entrano delle persone. E diciamo. Consumo di corrente di acqua, però non c'è nessuno dentro. Quindi mi chiedono un fotografo. Va bene, va bene. Ah, fai bene, fai bene. Eh sì, ma mi hai fatto prendere un po'. Eh no, era lì che stavo morendo. E avevo anche ammonito, vedo te che ti fermi, tutto losco, entri in sto buco nero qua dietro. E te, ma cosa fa qua dietro? Non è che c'è una cosa di losco? Ma... Stavo morendo. vabbè, dai. Del resto che mi dici tu? E niente, come sono andato io, passato tutta la mattinata al mojito, passato. E mi hai fatto infartare un povero uomo, mamma mia. Ah, perché prima ti avevo visto là che stavi intenta a lavorare, quindi stavi guardando il tablet. Sì, sì, Mi ero dimenticato. Quando sono sceso e ho girato l'angolo e ti ho visto di faccia. Ah. Una spaventa, diciamo mi è mancato pure il respiro, cioè non mi tieni sulla coscienza, stramazzava a te. E niente, mamma mia, non lo faremo più per no, favore, no, almeno più. Annunciati quando fai una cosa del genere. Vabbè. Vabbè, allora come va, tutto bene a te? Aspetta, io mi sono scritto sul Facebook. Diciamo sì, tutto bene. Ieri Zach mi ha inviato una foto di un altro incidente strano, forse oggi la pubblicherò, boh, vedremo. Capito. Mamma mia, guardi il braccio, sto ancora tremando, guarda il braccio. Niente. Mamma mia. Dai, tranquillo, non ti faccio niente. Lo so che non mi fa niente, però la paura, cioè mo devo passare in ospedale, devo vedere se c'è qualcuno, che non c'è mai nessuno. Va bene. Dopo andrò a casa mi berrò un bel bicchiere d'acqua e zucchero. Mamma mia. Dai. Vabbè, allora ci vediamo in giro. Puoi passare al mojito, sono ancora aperta per un 10-15 minuti così circa. Diciamo non ne approfitto per 20 bottigliette di 20 limonate. Vuoi le 20 limonate vuoi? Sì, se si può. Prendo i soldi e te li do. Sì. Perfetto, sono $10 l'una. Madonna, ho fatto prendere uno spavento al capitano.
Ecco qua. Qua le limonate. Ah, magari scendiamo dal balcone, che Purtroppo. dici? Purtroppo. Sì, momento, sì. Ecco. Sì. Diciamo, non era voluto ciò. Non era voluto. Sì, Sì, aspetta, fammi metti pure sul provare. bancone se vuoi, dove vuoi. Grazie. Ecco, sì, grazie Buona a te. giornata e buon lavoro allora. Ah, Caterina, Grazie. sono arrivate poi il resto delle informazioni, ho lasciato una ragazza che mi ha risposto ieri sera Beh, diciamo che il capitano fa su bene a sentare se quello che è andava con la successo coscienza pulita ieri. pulita. A In me, effetti è stai vero, non parlando, è che abbia non dato la con me. coscienza pulita Tu pulita lui. lavori alla Weasel? Sì, lavoro alla Weasel. Ok, no, ho scoperto i nomi degli altri due sceriffi che erano lì. Ah, Poi aggiunge l'articolo e tutto quanto. Ho lasciato tutto comunque detto a, non so, una ragazza, mi ha risposto. alla Weasel? Sì. Ah, allora, ok, fatto bene, fatto bene. Casomai gestiranno loro internamente. Sì. Oddio. Tutto bene, Lisa. Casomai qualcosa, se vuoi che ti lascio il mio numero e me le mandi tramite messaggio, questi nomi io poi li aggiungo nel database Ma tanto interno. penso che comunque l'assegnati la ragazza, ho segnato Ah, tutto ok, quanto. Mi ha allora detto, bene così. poi ha detto parlavo con te, non mi ricordo che altro ha detto qualcun altro. Va bene, Bene. Voglio un va bene. bell'articolo, mi raccomando, gli voglio mandare col culo per aria. Sì, allora, se scrivo io succede troppo casino, si riconosce la penna del capitano, quindi lascio scrivere ad Sì, altri che... l'importante è fare un bel articolo che gli mandi proprio, non li facciamo proprio vedere bene in questa società, perché Se hanno fatto proprio un un abuso articolo a fare casino, esagerato. lasciano fare me, però secondo me vogliono scriverlo loro. Ho questo presentimento, quindi... Ma questo è proprio un articolo che secondo me deve fare casino perché non è possibile Più casino del capitano, in città il che. No, capitano è perché. associato col casino, quindi... Però, come ho capito, lo vogliono scrivere i miei Va superiori, bene, va bene, alzo va bene. Alemannia, i loro voleri. L'importante è che faccia bordello in città, nel senso, Sì. perché cioè, per uno sceriffo che era pure, ho sentito che era pure sospeso, è stato sospeso, cioè un po' fa così, fa west proprio diventato. Tu se vuoi rendere succoso, piccante l'articolo, se tieni delle foto, se ci mandi pure delle No, non foto. tengo niente perché è appena arrivato mi ha pure ammanettato, quindi c'è Sì, lo ecco. so, che ne so, se lo conosce cose, fai delle foto, descrizione tua, e ce le mandano, possiamo pure arricchire con Sì, ora ci mangiano sopra immagini quelle del vanilla ora. Ci mangiano quest'articolo, sopra capito? quelle del vanilla con questa cosa Devi successa dire ieri di, sera. poi Va a bene, va bene. seconda anche di quando ti hanno detto che verrà a costare l'articolo, poi come dire, ti calibri tu, ok? Io non so quando ti hanno detto, No, non mi hanno quindi... detto niente, era una notizia, io ho detto dubbi di dichiarazioni di tutto quanto, quindi. Ti consiglio di chiamare Ronny se Va bene, va bene. l'articolo lo vuoi, diciamo, in fretta, come lo vuoi, cose, sicuramente avrà capito che era una, diciamo, una confidenza. Lui così avrà capito. Se invece tu lo vuoi, questo articolo, per, diciamo, coinvolgere pure l'opinione pubblica, Io credo quello che. voglio, sì, quello lo voglio. Allora devi chiamare Ronny, devi farglielo capire, guarda che io quelle cose di ieri era perché voglio un articolo. Quanto costa avere questo articolo? Se vuoi pure delle foto dentro, immagini, che ne so. È successo, dove è successo? Il tequila. Ti faccio un Al vanilla. esempio, andiamo al tequila, facciamo una foto al tequila così da fuori per indicare dove è il luogo che è venuto sta cosa. Capito?
Sì, vabbè, la mostra si Erano fuori lavora, però servizio, erano. parlo con Ronny, spiega tutto questo e dice quando ti devo per Sì, questo. ma non mi interessa, erano cioè fuori io voglio proprio servizio, che quindi non avevano erano le i bodycam. bodyguard So chi era fuori servizio, forse il quindi detective se che era in vuoi una servizio cosa con la del divisa, avevo visto, forse lui c'era una genere, bodycam. senti, dico lui, dice guarda, non mi ero fatto capire bene io voglio questo, questo e questo, perché la gente deve pensare questo, questo e questo, e quindi lui Va si bene, attiverà, grazie Gabriele. ok? Di A posto. niente. Eh Ok, sì. buon lavoro. Ciao, Ciao Elisa. Gaetano, ci Ciao, vediamo. ciao. Auguri per stasera. Io non so se ci posso essere, Guarda, però. cioè stasera non so neanche se si farà perché dipende tutto dagli orari di Ah. Danny. Danny ha degli Cioè, orari abbastanza di cacca, quindi lui quando. ancora deve diventare tuo marito e già ti stai rompendo i coglioni, ho Lui capito, va diciamo che bene. ha degli orari abbastanza scomodi, quindi si spera che arrivi per mezzanotte e Vabbè, ma la donna sei tu, spaccagli la faccia, no, tu questo orario è, non devi superare. purtroppo è fuori città, ha dei lavori importanti, quindi. Ah, ok, vabbè. Beh, spero Minchia, vediamo. che lo fate quando prima questo matrimonio, certo, problemi permettendo, che non ci siano altri problemi come già sappiamo, e vabbè. Vediamo, vediamo. Buona giornata allora. Ciao. Ciao, ciao cara. Arrivederci, arrivederci. Grazie. Dovrebbero mancare 70 pezzi dopo che tipo. E passa pure, vediamo un po'. Ci mancano solo. Un attimo. Sono 190 dentro il magazzino ora. Quindi Ah, e quanti 300 mancano? meno 190 sono 110 pezzi mancano. No, non è possibile che mancano tanti Porca più. miseria, guardate, un attimo. Eh sì. Allora, tu oggi hai portato 200 pezzi di ieri Sì, e e 100, 300. e 190 di adesso. Oh, io ce l'ho 190 dentro, eh. Sono avanti, 200 leggerei io. Vabbè, allora può essere mi sono fatto un attimo di ore, vabbè. No, casino hanno fatto loro ieri. Casino avete fatto voi ieri, grossisti, mannaggia. Mi sono perso gli eventi della vaniglia e cosa. Occhi aperti che arriva l'uragano sotto e spazzano tutti. No, però raga, io ho 190 pezzi qua dentro. Il grossista ha portato su i 200 pezzi, poi ha portato su i 100 pezzi di Valeria e poi ora questi qua. Prima si è confuso, mi sa che perché. Adesso glielo dico, cioè. Giove, cazzo, però, non puoi farmi sti casini, non puoi farmi sti casini, Giove. Senti, tu mi hai portato su, allora, facciamo un recap. Tu mi hai portato su. Io non lo so, io mi sto portando a come si dice, a Pienone. Ok, allora, Cioè. tu mi hai portato su. Prima i 200 pezzi di ieri sera, che devi portarmi ieri, no? Poi mi No, te ne ho portati tipo ha portato. Ah, beh, 180. sì, però in totale mi hai portato 200 pezzi Ti devo di ieri. portare 500 pezzi oggi. Esatto, Giusto? e mi ha Più portati. 100 del livello Ora me 1 ne hai di. portati. Esatto, e ora me ne hai portati in totale 190 più 200. Me ne hai portati 390. 390. Ok, ne mancano 210, allora può essere Esatto. che ho fatto i conti male Perché io un momento di. forse ti sei confuso con i 100 pezzi di Valeria, magari pensavi avessi portato i miei prima, forse non lo so, Può boh. essere, non lo so, mo tanto se stanno in Sì, magazzino, sì. tanto io faccio tutto preciso. Vabbè, mo A arrivano. posto. Ciao. Ciao, ciao. Tengo i 350 di glutammato base e niente. No, perché io se no avrei. Mi mancherebbe. Cioè, se io avessi preso più roba, cioè avessi usato questi qua, avrei.
pezzi di pesce o di carne di Valerio avanzati, ma lei aveva 100, aveva 50 pesci e 100 carne. 100 carne li ho mangiati, li ho fatti tutti. I miei 350 di carne e i 150 di pesce li ho fatti tutti, che erano quelli di ieri, con i 200 di oggi e i 105, e 300 di ieri, che dovevano essere 500 tutti ieri, e li ho consumati. Quindi non posso aver sbagliato, è tutto qua. 190 pezzi. E mo cucino i pesci. No. Ce n'è pesci di Valeria. Ciao Demi. Benvenuta, bentornata. Ciao, come va? Beh, che ordine vuoi fare? Più ordine di così, c'ho tutti i pezzi precisi per ogni giorno. Non ho nessun pezzo in più, nessun pezzo in meno. Ogni giorno ordino sempre le stesse senza numero, cioè. Ordine in più non c'è, solo che ieri hanno fatto ritardi grossissimi, ho consegnato i 200 pezzi extra e quindi hanno consegnato stamattina. Li ha consegnati e ho consumato, perché ieri ho ordinato 150 pesci più 350 pezzi di carne e sono in totale 500. Ho cucinato i pezzi 300 di ieri e me ne hanno avanzati dei pezzi di carne in cassa. Poi lui mi ha portato i 200 di extra ieri. Oggi e ho cucinato tutta la carne che mi era avanzata. Ho cucinato tutta la carne, è finita la carne, sono avanzati i pezzi di glutammato che me ne ha portati in più e quindi sono solo 190. Le varie cose extra come le gambelle, erba medica e i foglietti sono i menu del locale, quindi devono starci. L'erba medica la userò quando ce ne sarà bisogno, quindi la tengo sempre per riserva l'erba medica dentro. E tutti i snack, tutti tipo tu, allora, adesso ti faccio vedere, allora, disordine, l'unica cosa in disordine, allora, questo serve per sicurezza, le chiavi, le alghe servono, i fogli, questo serve, questo sono in più che infatti dovrei togliere, questi servono perché sono le insalata, nel RP sono insalata, questo è il menu, poi birra, queste sono rila per rilassarmi, ma dovevi darle da Scarlett, le maschere, le perdo sempre, quindi le tengo qua, questa cosa qua dovrei metterla sulla pistola. Il glutammato è di Valeria, questo lo mangio così. Questo non è disordine, questo deve starci, questo ci sta, questo lo userò, questo deve starci, deve starci, deve starci, deve starci. Questo è il coltellato del Pearl, gli antinfiammatori per sicurezza e un accendino per sicurezza. Quindi c'è tutto, raga. È tutto giusto, mancano un po' di cose. Eh sì, nel RP faccio finta che sia l'insalata e i sandwich. Ma purtroppo mi occupa tasche, cioè mi riempio le tasche se devo andare a vendere. Ti manderò la posizione più tardi, verso mezzanotte. La pose te la mando pomeriggio. Il ritrovo stasera è verso mezzanotte. Ho cucinato tutta la roba di Valeria. E ora ho la cassa con 1800 kg, minchia. Oggi sono arrivato al 47, quasi 48.
Minchia, oggi sono stato chiuso nel mojito tutta la mattina. Sono da 1 ora e 40 dentro il mojito io. È incredibile. Per 3 stelle mi mancano ancora 12 livelli, minchia, mamma mia. Mi chiamo Dove, su Giove, dico di far più tardi che ora vado a fare pranzo io. Dato che sono le 1:40, facciamo magari più tardi, il resto gli altri 110 pezzi, ok? Va bene, va Poi bene. assicurati che sia tutto giusto, perché Sì, io... no, ma può essere non ho preso io giustissimo che l'ho tirato su, non ho fatto i conti bene. Va bene, ok. Tanto è tutto pure io lavoro preciso, quindi Va non buono, mi anche faccio. io infatti, quindi mi sembra un po' strano che Quindi manchino pezzi. l'avrò lasciato in magazzino, cioè, Perfetto, va bene, allora, ci va vediamo più bene. tardi magari, ora vado a mangiare, quindi... Ciao, ciao. Ciao ciao. Porta chiusa. Oh, l'emoticon del canale io, cioè, l'ho chiesta, c'è un mio amico che dovrebbe farmela, ma mio amico è lento. Vediamo se l'economia gira come ieri, basta vedere. Le carne sono scese. Madonna, pesce da griglia. Adesso vado a venderlo. Veloci la neon. Allora, cos'è sta macchina? La macchina che hai visto prima, dai, me l'ho presa ieri sera all'asta. L'ho presa a 90.000 dollari. È stato un affarone, è stato. È stato veramente un affarone, è stato. È un'auto unica all'asta, presa all'asta, quella è davvero stato un affare della... proprio l'affare della giornata, è stato. Ai ai ai, più tardi devo loggare, chiamare il taxi, andare giù in città. Un'auto unica 90k non ti capita, non ti capiterà, non mi ricapiterà mai più. 90.000 dollari come auto unica. Vabbè, perché devo prendere un'auto che ho abbandonato giù in città? Perché ieri sera avendo comprato questa macchina qui all'asta, quella gialla lì all'asta, ho dovuto abbandonare la macchina con cui ero scesa giù in un garage. E allora devo andare a riprendere. Quindi chiamerò un taxi a Paleto e farò portare giù col taxi e poi quando saremo arrivati giù torno su con la macchina. No, ho dimenticato giù la regina di ieri sera che mi ero portato al Perla come magazzino esterno lì. Dato che il Perla non è un blip come magazzino, mi sono portato la regina che porta 25 kg, quindi... Sì, ce ne sono lì da assisti, certo, Demi. Sì, ce ne sono. Abbastanza anche. Poi dipende dagli orari, di sera ce ne sono tanti. Invece di... mattina o di pomeriggio, non lo so. Comunque se giri li trovi bene i taxi. Se giri ogni tanto li trovi bene, in giro che vendono, che giro, in giro che... Ma perché Assenzio? In giro che lavorano le trovi bene. Ma perché Assenzio? Non sta premendo? Ok, ora va.
E niente. Madonna, ragazzi, sono 29 gradi in camera mia. E fuori c'è un sole che spacca le pietre. Fuori sono 31 gradi e dentro sono 29. Ho chiuso la finestra perché sennò mi entrava tutto il caldo. Quanti gradi sono da te giù, Demi? 40... Cosa? Di dove sei tu, Demi? Esattamente, posto dove sei? Dov'è che abiti esattamente? A Cagliari sei, dove sei? Sono 37 gradi da adesso dove abiti tu. 37 mi segna il cellulare, il meteo del cellulare. Poi non lo so quanto saranno effettivamente. E in macchina penso sia più caldo perché era sotto il sole. Beh, che dire, la Giove Trasporti. Giove Trasporti col furgone sempre bruciato, cioè ieri sera avevo. Ho visto, ero su Discord con Totami e fa, ma che ca... qui c'è il furgone di Giove bruciato, esploso in autostrada. Giove è bravo a far saltare in aria i furgoncini. Dei grossisti.
Ho già chiamato i meccanici 2 volte, niente. Giove distruggi i furgoni. Ho ancora 8 minuti di dissettamento. Vuoi distruggere un veicolo? Chiama Giove. Fai uno spot pubblicitario. Chiede Jack se può fare la convenzione per i grossisti. Con la polizia o la gang sceriffi. Ho la versione marijuana perché qui entrare in polizia andavo a controllare i semi, andavo a raccoglievo le piante quando trovavamo le piantagioni con le piante coltivate, quindi per quello ho fatto un po' di esperienza con la vita nel lavorare la marijuana. E poi infatti sono a livello 1, infatti io dopo quella non ho più fatto niente perché dopo che sono licenziato non ho più lavorato con la marijuana. Bene. Oddio, no, 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 qui no, qui no, qui no, qui no, qui no. Gira di qua, gira di qua, gira di qua, gira di qua, gira di qua. Perfetto. Se no, morivo male. Polizia, tanto non se ne vede di mattina. Voglio che qualcuno mi faccia le clip di ogni volta che cado sotto mappa mentre sono in live. Così a fine wipe faccio il recap di tutte le clip che faccio il montaggio di ogni clip che cado sotto mappa. Oppure i momenti divertenti mentre sono in live. Qualcuno che sia sempre in live e che mi clippa i momenti divertenti. Così no, riuscirò a fare qualcosa di bello. Io vorrei vedere sto Yellow Jack com'è il piano di sopra, ma è sempre chiusa la porta. Cioè. Fa vedere. Sempre chiusa. E niente, dammi la buona spacciatrice. Madonna, non vedevo l'auto. Madonna, hai fatto un pelo. Vabbè, ciao Carmine. A posto. Ho fatto un pelo alla tua macchina, non la vedevo L'ho e. visto, mi è arrivata con un po' addosso. Vabbè, ciao. Ma lo farò Ciao. chiudere gli occhi. Vabbè, raga. Io concludo qui la live. Ma c'è tutto. Ma. Che hai tutto zoppito? Vabbè, purtroppo la devo quittare. Vabbè, raga, io chiudo qui la live. Vi ringrazio tanto per essere stati qui con me. Vi ricordo di fare punto esclamativo comandi. Per vedere tutti i comandi se vi interessano. Poi vi ricordo di fare punto esclamativo Discord per unirvi al mio canale Discord. Vi ricordo di fare punto esclamativo YT per iscrivervi al mio canale YouTube. Per potervi, diciamo, vedere tutte le repliche delle live.
quando la ricarico su YouTube, ogni volta dopo che ho fatto una live, la ricarico sempre su YouTube, bene o male, un po' con un po' di giorni di ritardo, con una cadenza, carico video una volta sì, un giorno sì, un giorno sì, un giorno no. E quindi sta a voi. Allora, vi ringrazio tanto ancora per essere con me e ci vediamo ancora. Ringrazio ancora Location Games per le ride e tutti i follower nuovi. Buona giornata a tutti e ci becchiamo alla prossima live.